Rientriamo in studio, siamo noi, ci stiamo occupando di fisco e di evasione fiscale, ci hanno raggiunti Loredana De Pretis, senatrice di Sinistra Ecologia e Libertà, ben arrivata. Buonasera. Lucio Malan che torna a trovarci, senatore di Forza Italia, e allora è arrivato il momento di domandarci, lo avevamo preannunciato, che cosa si deve fare, che cosa si può fare su questo fronte, che cosa si potrebbe fare e invece non viene fatto. Allora intanto Visco, vorrei approfittare della sua presenza qui per chiederle un giudizio, no, su quello che sta facendo il governo Renzi, se è sufficiente, se si sta andando nella giusta direzione. Livia Dotti. Ma, guardi, per dare un giudizio definitivo io voglio aspettare il decreto sulla trasmissione telematica dei corrispettivi delle fatture eccetera, perché quello, se fatto bene, può essere, non dico decisivo, ma comunque dare una, insomma, avviare il problema. Allora un'impressione, non un giudizio. Finora alcune cose erano state fatte, nella legge di stabilità c'erano quelle misure che poi sono tratte dal rapporto che ha fatto la mia associazione NENS, però erano 3 miliardi, insomma, lì c'erano altre proposte che potevano dare molto di più, sulle quali non si è avuto il tempo, il coraggio di andare avanti. Poi c'è stato il grave infortunio sul penale tributario, che però speriamo sarà recuperato. Quindi insomma, il governo Renzi, come gli altri governi, si trova, a parte a fare i conti con la sua maggioranza, ma poi si trova in un paese in cui l'illegalità è di massa, l'evasione fiscale è di massa, e dove... Tutti gli uomini politici. E lei ne sa qualcosa, diciamo, no? Sì, tutti gli uomini politici poi vogliono prendere un po' di voti, e lì sono 10 milioni di voti. Senta, questo rinvio di 6 mesi dei decreti dovevano essere approvati a marzo, si slitta a giugno, sembra ordinaria amministrazione, data la complessità. È opportuno, perché sennò rischiavano di fare altri pasticci, perché quella è roba su cui bisogna lavorare a lungo, e si è partiti in ritardo. Quindi speriamo che le cose vengano fatte per il meglio, però ripeto, lì la chiave, lo si diceva prima, è l'utilizzo delle nuove tecnologie al sistema fiscale. Questa è una cosa che io cominciai nel 98-99, quando feci il fisco telematico, che era allora l'esempio più avanzato che ci fosse nel mondo di applicazione delle nuove tecnologie al sistema tributario. Dopodiché è stato abbandonato a se stesso e infatti è rimasto identico. Poi nel 2007 riprovammo con la tracciabilità. Con ottimi risultati. Sì, no, ma anche la prima volta. Altre norme, per esempio, al posto del continuo fiscale, mettere l'invio telematico dei corrispettivi, cioè uno che adesso molto spesso si digita, si dà uno scontrino, e poi però quello finisce lì, non viene dichiarato, come ci diceva l'imprenditore precedentemente, mentre qui diventa automatico l'invio perché al fisco. Subito. E facendo. Quindi le nuove tecnologie, no? A supporto. E poi far lavorare le banche dati. Ci sono, no? Ci sono già. No, insomma, ci sono, in teoria, vanno applicate, e poi farla utilizzare banche dati in modo da seguire i contribuenti uno per uno, giorno per giorno. Se lei fosse un cittadino tedesco che cambia casa nella stessa città, dopo una settimana le arriva una lettera dell'ufficio dell'imposta dicendo: lei ha cambiato casa, adesso lei dipende da noi, guardi il suo referente tal dei tali, e quindi per ogni evenienza, il che è un segnale inequivocabile che c'è qualcuno che si occupa di te e quindi devi stare un po' attento. Il giudizio di Visco l'abbiamo sentito, no? Voleva dire che, ecco, cerchiamo di tradurlo. È tanto esuberante in certi campi quanto timido quando si tratta di parlare di fisco. Io ho fatto una ricerca, adesso vado a memoria quindi posso sbagliare, in un anno interno, nel 2014, se uno prende il notiziario dell'ANSA, il nome di Renzi compare circa 650 volte accanto al tema lavoro, che è un tema importantissimo, e mi pare 30 volte accanto al tema evasione fiscale. Cioè, lui non ne parla, quando si parla di evasione si gira dall'altra parte. Motivo è evidente, ma ce lo spieghi.
La grande vittoria alle europee che ha consentito a Renzi di rafforzare la sua presa sul governo e nel partito, se vogliamo nel partito e sul governo, è dovuta al fatto che lui è riuscito in buona parte a conservare l'elettorato tradizionale del PD, ma soprattutto è riuscito per la prima volta a raccogliere consensi in un mondo che mai il PD aveva guardato. Secondo i dati sui flussi elettorali, hanno votato alle europee per il PD il 60% degli artigiani e commercianti contro il 10% che aveva votato nel 2013, e per quanto riguarda invece imprenditori e liberi professionisti, Renzi è passato dal 25% al 45%. Ora, mi pare evidente che non ha nessuna intenzione di perdere per strada questo zoccolo duro elettorale facendo una lotta all'evasione fiscale. E allora, cominciamo da lei, senatrice De Petris. La delega fiscale, sì. Le politiche del governo Renzi su questo tema, ha sentito le critiche di Livia Dotti, dice non se ne occuperà perché di fatto non gli conviene. Infatti non l'ha fatta. Non gli conviene politicamente. Nell'era Renzi, era ecco, subito quella però precedente. Però c'è l'invio, non è un caso? E non a caso c'è l'invio, oltre l'incidente, diciamo, di cui abbiamo parlato, all'incidente, vedremo. Spieghiamolo, spieghiamo ai nostri telespettatori. Sempre su questa possibilità, diciamo, di condono del 5%, soprattutto dal punto di vista penale. Però io sono molto d'accordo sul fatto che, insomma, non è francamente rintracciabile, soprattutto per un grande comunicatore come Renzi. Quindi se fosse stato un altro presidente del Consiglio magari era diverso, non era uno che mandava tweet tutti i giorni o di ogni argomento faceva una campagna mediatica. Questa è, insomma, la lotta all'evasione fiscale non mi pare, insomma, che sia uno degli hashtag più utilizzati da Renzi, diciamo, nella sua campagna di comunicazione. Di tutte le riforme, di tutte le annunciate, quelle alcune secondo lui riforme, diciamo, portate avanti sul tema, diciamo, fiscale, mi pare, anche della progressività, perché c'è il tema della lotta all'evasione, ma anche c'è il tema strettamente connesso della giustizia fiscale, non è non mi pare, diciamo, rintracciarla come una priorità di questo governo. Eppure i dati continuano a essere dei dati, insomma, di tutta l'economia sommersa del nostro paese, dei dati che sono molto preoccupanti. Ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione. Per cui anche i dati che abbiamo di recupero, diciamo, di evasione, gli ultimi sono quelli del 2013, che sono 13,1, però che anche non sono veri peraltro. Però insomma i dati che anche della relazione che abbiamo avuto, però comunque sia 7,5 miliardi sono, insomma, di accertamenti parziali, questioni anche formali. In il resto più, è gente che aveva dichiarato, poi non ha pagato, quindi non sono che stati aveva dichiarato fisco, oppure che si vengono fatti accertamenti in seguito. Tra l'altro io noto che si è acutizzato questo accertamento maniacale sulle detrazioni per spese sanitarie, per cui vi è un numero di accertamenti elevatissimo, tra l'altro fatto su una platea che è quasi sempre di lavoratori dipendenti e di pensionati che sono non possono quelli sfuggire, che diciamo, non possono sfuggire e attenzione, perché questo accanimento rischia di riportare acqua all'evasione, perché da una parte le spese sanitarie aumentano perché aumentano i problemi del Servizio Sanitario Nazionale e quindi vi è un ricorso maggiore all'utilizzo ovviamente del privato, che spesso anche in concorrenza rispetto al ticket. Certo. E non solo, ma con questo tipo di accertamenti c'è non mirati, perché qua, ovviamente quando poi si fanno su pensionati, su lavoratori dipendenti, insomma, francamente, che fanno perdere anche molto tempo e quindi tolgono personale, tempo e risorse. Quindi mirare gli accertamenti. Mirare di più gli accertamenti, ovviamente alle fasce a rischio, non quelle che non sono a rischio, ma rischia di avere un effetto
micidiale, cioè il fatto che alla fine il, più che il contrasto di interessi, lì poi si riverifica un obiettivo comune magari tra i laboratori o il medico e il paziente, insomma magari nel non fare come accadeva molto spesso e molto frequentemente prima la ricevuta e la fattura. Quindi insomma dobbiamo essere anche attenti da questo punto di vista molto molto attenti. Senta, senatore Malan, diceva Livadiotti prima. Dotti. Livadiotti prima. Con la senza i. No, giusto, giusto. L'ho detto giusto. Vabbè. Diceva Livadiotti prima che i flussi delle europee dicono con chiarezza che un popolo si è spostato da un partito ad un altro, paventando di fatto che questo governo non affronterà i temi di cui stiamo discutendo proprio per non perdere quell'elettorato. È un elettorato che ha tolto a Forza Italia? Maliziosamente magari Livadiotti non lo ha detto, ma lo ha pensato. Diciamo che parlare di evasione con un senatore di Forza Italia è un po' come parlare di corde in casa dell'impiccato, insomma. Beh, lei pensa le corna sue, come rispetto le corde, a parlare. Stiamo parlando di corde. Ha parlato di corna, invece corda. Allora pensi alle corde sue, ecco, va bene. Volevo sapere, nel suo ambiente di sinistra, ipermoralista, moralizzatore, poi abbiamo letto recentemente che insomma la Svizzera è un bel suolo per portare i risparmi, che pagare, essere pagati in nero a certe rassegne culturali nella mia bella regione, il Piemonte, è una bella cosa. Per cui insomma identificare l'evasione fiscale con l'altra parte politica, lei se la fa proprio a tirare, insomma. Lei condivide questa analisi comunque dello spostamento del flusso elettorale? Ma indubbiamente. Il Partito Democratico ha aumentato i voti, Forza Italia li ha diminuiti. Qualcuno, molto pochi credo, però qualcuno, qualche ex elettore di Forza Italia, probabilmente alle scorse europee avrà anche votato per il Partito Democratico. Il fatto è però, questo applicato alla delega fiscale, forse andrebbe spiegato bene che la delega fiscale non è lotta all'evasione, pugno duro e basta. C'è molto altro, ci sono gli strumenti per costruire un rapporto con il contribuente dove lo Stato lo aiuta a pagare le tasse, che vuol dire quando uno proprio non le vuole pagare vuol dire che lo colpisce, però un rapporto più umano, è previsto la possibilità di interpello, è possibile un dialogo tra il contribuente e il fisco. Bene, su tutte queste cose qui il governo Renzi, e questo su questo non ci piove, in un anno non è riuscito a far nulla. Il governo che vuol fare tutto in fretta, che vuol cambiare la Costituzione in un mese, possibilmente in una settimana, per queste cose non ha trovato il tempo. Allora, qui non è solo questione della lotta all'evasione fiscale, è la lotta per avere su un provvedimento votato da tutte le forze politiche, gran parte delle forze politiche, non adempiere. Allora, il governo, sempre bravo a spiegare come devono cambiare gli altri, cominci a adempiere alle cose che deve fare. Altri sei mesi di tempo si è preso. Il Parlamento deve cambiare la Costituzione in una settimana, ma il governo in un anno, con tutti i potentissimi uffici legislativi di tutti i ministeri, non è riuscito a farlo. Allora, fin tanto che da parte del contribuente, allora ci sono i contribuenti che evadono le tasse, punto e basta, per fare un extra profitto, per fare concorrenza sleale agli altri, e su questo sappiamo benissimo, questi devono essere colpiti, perseguiti, i controlli non mancano gli strumenti, da quanti decenni c'è il catasto elettrico e ogni sorta di dati incrociati, e poi leggevamo che Monti faceva le piazzate ad andare a fermare le persone che girassero con un'auto di più di 2000 di cilindrata, cosa perfettamente inutile perché queste auto sono tutte registrate al fisco. Ma cominciamo, però teniamo presente di quante persone non fanno neppure partire un'impresa perché non sanno come fare, perché temono che più ancora che la mancanza di capacità di stare sul mercato, si sia poi il fatto che se non riescono devono pagare delle tasse come se ci avessero guadagnato. Queste sono cose davvero inaccettabili che scoraggiano tanti giovani dall'entrare, dal provare a cimentarsi, o anche non giovani, nel mettere su un'impresa è una questione più complessiva. Una perdita anche per il fisco, perché è chiaro che se la gente non lavora, non fa impresa, bellissimi, sono bravissimi, non evadono le tasse quelli che non fanno niente, però non fanno niente. Su questo? Ho visto che il senatore Malan tante cose non le sa, sì. Sicuramente c'è tante cose che non so. C'è chi si è preso la briga di calcolare la differenza tra la pressione fiscale effettiva e quella apparente.
che è un misuratore grezzo dell'evasione fiscale, un po' grezzo, ma insomma lo vabbè, sono qui, mi abbevero alla sua saggezza infinita. Okay. Allora, questo grafico dice che dal 1982 al 2012, ogni volta che c'è stato un governo di centrodestra, l'evasione è aumentata. Ogni volta che c'è stato un governo di centrosinistra, senza eccezione alcuna, l'evasione è diminuita. Quindi adesso lei ha ragione nel criticare Renzi, l'ho fatto prima di lei. Ma questi che venga da voi, ma che dati critica... sono? L'evasione percepita, cioè in altre parole lei ha deciso. Ma che io ho deciso? Cioè, le ho detto, le allora, ho parlato del ha presente quanti soldi sono entrati dall'evasione fiscale durante solo l'ultimo governo Berlusconi? Lei tra le tante cose che sa, probabilmente c'è quello che non sa e che ogni anno ci sono stati miliardi e miliardi diciamo, che sono rientrati. Il governo Berlusconi ha fatto una lotta senza quartiere all'evasione fiscale, non ha che per caso ha smontato tutto quello che aveva fatto Visco prima, no? È una mia impressione. Il fatto è che sono entrati miliardi, c'è stato il record di soldi rientrati e posso azzardare un'ipotesi io che a differenza di lei non so tutto, ma il fatto è questo, che colpire l'evasione fiscale c'è una premessa, bisogna fare in modo che la gente possa lavorare, perché la gente è ben contenta di lavorare, di poi pagare le tasse, poi naturalmente sono quelli che cercano di non pagarle, ma se la gente non riesce a lavorare, se la gente non riesce a lavorare impresa, lei può mettere anche un milione di guardi finanzieri e non li cava i soldi, perché se la gente non lavora non paga. Il governo Berlusconi faceva in modo che la gente potesse lavorare e poi gli faceva pagare le tasse. Però arrivavano anche le speranze dei condoni, diciamo, qui speranze dei condoni che però sono state frustrate nell'ultimo governo Berlusconi. Non ci sono stati quelli. Noi stiamo parlando, ma qua c'è un testimone. Ecco, infatti, c'è volevo chiedere proprio a Visco. Sì, beh, certo. Visco diciamo. Uguale. Tu hai citato prima questo libro. Io ci ho fatto un capitolo intero che diceva: ecco tutte le cose che avevano fatto Prodi e Visco. Come si sono menzionato? Ci abbiamo qui un protagonista. Via. No, ma a parte il protagonismo, io sono uno che queste cose le studia e le insegna. Quindi non sono in più, non sono uno più. Che le sa. Non sono più neanche coinvolto direttamente in politica e quindi posso serenamente dire cose come stanno. Le cose come stanno sono semplici, si prendono gli studi fatti da studiosi indipendenti, dalla Banca d'Italia, dall'Agenzia delle Entrate, eccetera, e si vede come quello che diceva Livia Dotti, al di là del percepito o effettivo che può così suscitare qualche dubbio, è assolutamente vero. Nel periodo 96-2000-2001 si è recuperata l'evasione fiscale per 4 punti di PIL, in gran parte permanente. Nel periodo 2006-2008 si è verificato, e questi sono dati che Befera, no, non io, ha portato, 2006-2008, i due secondo, anni. Il secondo governo Prodi. Si è verificato il tasso di compliance più elevato della storia del dopoguerra in Italia. Qui adempimento spontaneo. Perché il problema è, guardate, per capire bene la cosa, non sta tanto nella repressione. La repressione è l'ultimo anello del funzionamento del fisco. Gli accertamenti si fanno, noi quei 300.000 circa, non sono meno di quelli che si fanno in altri paesi, sono forse distribuiti male, andrebbero concentrati, ma adesso penso che gli orientamenti dell'agenzia vadano nella direzione giusta, ma il problema è come si organizza il fisco a monte per spingere la gente ad adempiere spontaneamente. Questo è il punto, perciò le banche dati, perciò il fisco telematico, perciò gli incroci, perciò il rapporto diretto col contribuente, dove è chiaro il fisco deve essere non solo amico ma aiutarlo. Per i contribuenti minimi io sarei addirittura per eliminargli ogni contabilità e affidarlo alla tutela di un funzionario che gli tiene quel minimo di cose e magari gli forfettizza pure l'imposta come è stato previsto. Quindi è tutto un sistema che deve funzionare. Se invece sull'ammiccamento all'evasione fiscale si cerca di prendere voti, e magari i voti si prendono, però poi le tasse non si incassano. Senta un po', De Pretis, a proposito di ammiccamenti, insomma, la manifestazione di sabato, no? Salvini ha di nuovo sbagliato le carte, non le tasse, dicendo passiamo le tasse così le pagano tutte, la proposta dell'aliquota del 15%, mi dia un po'. Beh, vabbè, insomma, credo che sia. Costa un centinaio di miliardi. costa poco. Sì, costa poco, credo che sia. Insomma, poi ognuno le può sparare
più alte che può, insomma facciamo una gara a chi le spara, ma insomma quella è una proposta che non sta assolutamente, diciamo, in piedi, oltre che a mio avviso è assolutamente incostituzionale, perché torno a ripetere, insomma, le tasse ognuno dovrebbe contribuire secondo la propria capacità, e quindi diciamo le tasse, il fisco essere progressivo, quindi non è che l'abbiamo può essere ridetto, quindi insomma, sarebbe anche, diciamo, da questo punto di vista poco costituzionale. Livia Diotto, io approfitto del suo libro che sta sfogliando, perché non per gettare altra acqua sul fuoco, insomma non voglio alimentare polemiche, però è interessante anche il fatto che lei parla di indignazione dei cittadini, no? Che spesso parlano di privilegi economici della cosiddetta casta, deputati, senatori. Ci dice com'è la situazione, ecco, l'aliquota sulla retribuzione complessiva di un deputato, qual è? Bah, che adesso il meccanismo è un po' complicato da spiegare. Perché noi abbiamo letto lì delle cifre che ci hanno un po' inquietato. Sì, il meccanismo è un po' complicato da spiegare, ma si è parlato molto di... Vogliamo fare demagogia, di privilegi, però vogliamo capire. Pensionistici, di stipendio, eccetera, dei parlamentari, ma si è indagato proprio un aspetto che attraverso meccanismi complessi porta un parlamentare ad avere un'aliquota sul suo stipendio pari al 18,7%, quando se la stessa cifra fosse incassata da un professionista pagherebbe il 37% su quella cifra. Vabbè. Quando è uscito il libro sono venuti quelli delle Iene. Mi hanno fatto un'intervista in cui ho spiegato questa cosa, poi si sono messi fuori da Montecitorio e hanno fermato un po' di parlamentari. Diciamo che a Spanni i due terzi hanno detto, o i tre quarti hanno detto, di non saperne nulla, di non sapere come era tassato lo stipendio. Qualcuno ha detto sì, in effetti questa è una cosa che non va bene, andrebbe rivista, perché sennò prima o poi ci corrono appresso. Lei per alimentare un po', gettare un altro semi di provocazione, ha pure tirato fuori le liquidazioni? No. C'è anche un aspetto che riguarda le liquidazioni. Però sentiamo su questo. Sì, su questo semplicemente aspetto. Non è vero. E cioè. La tassazione sull'indennità, che è quello che si chiama indennità sostituisce lo stipendio, è esattamente come quella di qualunque altro contribuente. Però c'è una tonnellata di voci che sono esentasse, non contribuiscono a fare i ponibili. E ci sono dei rimborsi spesa che è esattamente come i rimborsi spesa dei giornalisti, che portano di rimborsi spesa. No, lei non ha rimborsi spesa, lei quando deve partire, andare a fare un servizio a Berlino, si paga di tasca sua, giusto? I vostri rimborsi spese, mi consenta, come dice il suo capo, hanno un impatto sulla vostra retribuzione che è ben diverso dal mio taxi. Non lo so perché non sono pubbliche le vostre. Mentre i nostri rimborsi spesa sono pubblici, i vostri non lo sono. Allora, è chiaro che se contiamo le spese come reddito, e allora vale per tutti, vale anche per i negozianti. Anche il negoziante incassa 1000 e paga solo su 500, e certo, perché ha 500 di spese. Allora poi possiamo dire tutto quel che vogliamo, ma questa è la realtà. Ci sono dei rimborsi spese e c'è uno stipendio. Sullo stipendio si paga esattamente come gli altri, anche un po' di più per una serie di detrazioni, ma come gli altri. E sul rimborsi spesa, esattamente come un giornalista, come un negoziante, come chiunque, non sono esentasse e sono parzialmente rendicontati. Ecco la spiegazione. Questo è. Vogliamo allora parlare invece di qualcuno che davvero non paga le tasse, come i colossi di internet che pagano miliardi, li pagano all'estero anche quando sono tutte cose fatturate in Italia, destinate al mercato italiano per fare pubblicità per prodotti italiani. Sono tutte tasse che si pagano all'estero. Il presidente della Commissione Bilancio, del Partito Democratico tra l'altro, aveva proposto di cambiare questo regime, Renzi ha messo il veto, noi l'abbiamo sostenuto, purtroppo non abbiamo la maggioranza in Parlamento. Tante cose non le sa. Che quando la commissione per il taglio della spesa pubblica presieduta da Ceriani ha analizzato il sistema di tassazione dei parlamentari, l'unico modo per giustificarlo dal punto di vista costituzionale è stato quello di equipararlo al trattamento delle onlus. Ma cosa vuol dire? Risponda alla domanda. Io penso che lei sulle spese, sui soldi che riceve con rimborsi spese, paga l'IRPEF. Ma io non ho una retribuzione fatta come la vostra, in cui le spese rappresentano una cosa. È quello che glielo chiedo. Allora, visto che lei è così bravo sugli altri, ma lei sui soldi che riceve come rimborso spesa paga le tasse? Sui soldi che lei riceve come rimborso spese ci paga le tasse? Mi sembra che un punto d'incontro non riusciremo a trovare. Ma non è che c'è punto d'incontro, c'è un sito, uno se lo va a guardare. La cosa importante era prima
per esempio non l'altra legislatura, il contributo che veniva dato per i collaboratori, che poi invece non veniva dato ai collaboratori, quello era un'altra storia. Oggi bisogna rendicontare puntualmente e nei siti e nel sito anche dei gruppi ogni mandato di pagamento, lo dico perché io sono presidente di un gruppo, vi è giustamente, perché ci sono i revisori dei conti, c'è un obbligo per andare trova che per sia fare. Sì, no, io che trovo avrebbe cambiato questo sistema o no? Io sto dicendo sull'indennità, la tassazione è come quella degli altri, sul rimborso spese che riguarda, e l'abbiamo abolita noi, lo dico perché riguarda molti colleghi, chi l'ha fatto il parlamentare lo sa, che ovviamente con quello si paga l'affitto, diciamo, per stare a Roma, quindi questo è la questione. Poi uno può rivederlo, può metterlo sulla parte dell'indennità, può fare come questo, insomma, fino al 94 si può migliorare, fino al 94 una parte dell'indennità era esente dall'IRPEF, fortuna, e nel 94 abbiamo abolito questa esenzione, per fortuna le cose sono abbiamo fatto noi cambiate, insomma. Andiamo rispetto a qualche cercare tempo qualche fa. Nota più no, io direi invece di coinvolgere Visco non su questa discussione, siamo ormai in conclusione di puntata, allora io vorrei chiedere a suo giudizio qual è la cosa più urgente da fare su questo tema. La cosa più urgente è quella che si può fare, è quella che a cui facevo riferimento prima, e cioè fare bene questo decreto delegato sulla trasmissione telematica di fatture, scontrini ricevute, eccetera, e quella se fatta bene in un anno potrebbe portare risultati che neanche ci immaginiamo. E forse per questo non è stato curato tanto fino adesso, però lì bisogna stare attenti a non, che non vengano inserite delle clausole, no? Esentiamo i piccoli, cioè, se si fa una cosa del genere. Visto come è andato col POS, mi sembra, Visco, che abbiamo poche speranze. Ma il POS, diciamo. Vede, anche il POS non è necessario che tutti paghino. Questo è una cosa che avevo fatto io, che avevo stabilito che i pagamenti dovevano superiore a 100 euro dovevano tutti essere tracciati. Però, volendo, uno può anche questo risolvere, ad esempio dal professionista, ma lo stesso vale per il ristoratore o il riparatore di auto, uno può andare a pagare anche cash, a condizione che il fisco fornisca questo professionista, lui, di una scheda e un conto dedicato, in cui è lui che deve pagare, che deve certificare che aveva ricevuto questo pagamento contestualmente. E a questo punto non sfugge, certo, più neanche quello. Quindi se si fanno queste cose, forse possono fare anche altre, anche tante altre, però insomma questa... No. Allora, sentiamo, lasciamo un momento magari le ultime battute. Una cosa brevissima, sì. Liva Diotti, volevo dire velocemente un commento sull'affermazione più o meno testuale del ministro Padoan, che qualche giorno fa ha detto: l'Italia sta diventando famosa nel mondo per la sua severità nella lotta all'evasione fiscale. Speriamo. Non commento. Speriamo.